Due amici si incontrano. Ehi, oggi mi è successa una cosa strana. Una cosa strana, che ti è successo? Mi è successo che praticamente stamattina ho trovato un cappello pieno di soldi. Ah sì, e che cosa c'è di strano? C'è di strano che per tutta la mattinata mi ha inseguito un uomo con la chitarra in mano. Un padre si rivolge al figlio gay e gli dice: Antonio, ma anche questa sera deve uscire, ma è possibile, questa storia deve finire. E papà, io oggi ho un appuntamento. Ma no che esci così, con questa minigonna così corta, corta, corta. E perché papà, che fa? Come che fa? Ti si vedono le palle. Un padre di famiglia scopre che suo figlio Carletto ha 11 anni e già fuma. Allora si presenta davanti a suo figlio e gli dice: Carletto, papà tuo, sei in quarta elementare e già fumi. Allora risponde Carletto: ma papà, anche tu fumavi in quarta. E risponde il papà: che c'entra? Io avevo 18 anni. Un bambino, mentre che era al parco a passeggiare, si rivolge al genitore e gli dice: mamma, mamma, posso andare a comprarmi un gelato? Allora risponde il genitore: Carlo, non mi devi chiamare mamma solamente perché dormo con il tuo papà. Allora risponde il bambino: va bene, zio Luca. Un ragazzo di 15 anni si ritira a casa e va di corsa a parlare con suo padre. Papà, papà, ehi figliolo, che c'è? Papà, oggi ho avuto la mia prima esperienza sessuale. Oh, bravo figliolo, bravo! Siediti, raccontami tutto. Allora risponde lui: no, papà, mi fa male ancora il sedere. Un turista cinese si trovava in vacanza sulla riviera romagnola. Ad un certo punto, mentre che cammina, ferma un signore per un'informazione. Scusi, scusi, sì? Qui Emilia Romagna? Allora risponde il signore: no, però più avanti c'è Luisa Lo Succhia.